europei sul concetto, le pratiche, l'educazione alla cittadinanza e autore di opere teatrali. La sua relazione si intitola La letterarietà dei discorsi fattuali e il caso delle memorie personali. La parola a Francesco Pigozzo. Grazie, mi sentite? Sì. Perfetto. Grazie alla professoressa Bertini, grazie agli organizzatori di questo convegno. È un onore potervi partecipare ed è anche una gioia esserne parte e vedere tutta questa vitalità e numerosità anche attorno all'eredità intellettuale appunto di Francesco. Procedo con il mio intervento che dovrebbe durare 30 minuti che erano previsti. La memorialistica come genere letterario si vuole strutturalmente aperto, foggiato sulla stessa realtà, poco costruito. Così scriveva Orlando nella sua introduzione a Infanzia, Memoria e Storia da Rousseau ai Romantici, già nel 1965, per giustificare l'adozione di un metodo a campioni esplicitamente ricondotto alla lezione di Eric Auerbach, ma già anche implicitamente partecipe dell'acribia classificatoria, definitoria e enumeratoria dello strutturalismo. In quel libro dalla discorsività affabile un po' abbondante, come lui stesso avrà a qualificarlo, che precede di poco la stagione dei gradi inauditi di scientificazione degli studi letterari e segue quella dello studio felice di Rotrou e del teatro barocco, è già matura la consapevole ricerca di sistemi di costanti, mai identiche a se stesse e capaci di illuminare connessioni significative tra passi distanti fra loro dentro uno o più testi, anche a prezzo di scomporne almeno qualcuno in un gran numero di tesserine di mosaico, frasi o brani, come scrive, da riordinare poi secondo affinità, coerenze, richiami e riprese loro proprie. Che da un lato fanno tesoro dei principi comparativi della critica stilistica, nel solco di Leo Spitzer, ma dall'altro anche già dei principi associativi della logica onirica scoperta da Freud, in virtù, come Orlando avrebbe potuto dire più tardi, di un'operazione di scomposizione e ricomposizione che va oltre l'idea jacobsoniana e formalista di funzione poetica del linguaggio, per dare alla luce una vera e propria definizione ontologica della letterarietà. E d'altro canto, volendo risalire ancora più indietro nel tempo della sua biografia intellettuale, le confessioni di Rousseau precedono l'idea stessa di intraprendere studi letterari e determinano poi la scelta del minore, Ramon de Carbonnière, tra quelli saggiamente suggeritigli da Arnaldo Pizzo Russo come oggetti possibili della tesi di laurea. Un autore, Ramon, la cui parabola produttiva si muove dalle giovanili imitazioni drammatiche e poetiche dello Sturm und Drang a una sempre più invadente vocazione scientifica. E solo temporaneamente, nei racconti di viaggio alpestri e pirenaici, gli consentiranno un bello stile letterario, come lo definisce Orlando, è la tesi, prima che l'amore di conoscenza obiettiva ne renda lo stile bello soprattutto in chiarezza. È una pagina di Ramon, tratta da Osservazioni di viaggio, che sono opera, come nota sempre Orlando, pur sempre più autobiografica che inventiva, a stimolare la feconda tentazione di sintesi da cui nacque Infanzia, Memoria e Storia. Ma è curioso osservare che la tesi sullo scrittore alsaziano, pubblicata nel 60, conteneva in apertura due pagine analitiche e densamente ricche di osservazioni sulle qualità propriamente figurali del testo che potremmo definire le mancate memorie di Rameau, autobiografo soltanto per preterizione, in un confidenziale intervallo, dice Orlando, tra l'esitazione iniziale e il rifiuto finale, all'interno della lunga lettera con cui risponde alle sollecitazioni dell'amico Saint-Amant. Faccio una citazione più lunga, tutta dalla tesi di Orlando. I cosacchi del 1814, al cui saccheggio Ramon rimprovera la distruzione di numerose sue carte scientifiche e private, sembrano quasi un simbolo della irrimediabile scomparsa, della inafferrabilità del passato. Les témoins n'existent plus, les preuves ont péri. Tout a été la proie des Cosaques 1814. Così il passato non sopravvive ancora se non come fremito in fondo all'anima, come vaga emozione. È impossibile cattivarlo e ridurlo a forma palpabile e l'emozione non potrebbe riuscire a diventare di nuovo e più a lungo narrazione.
e rinunciando al ripiegamento interiore, Ramon esorta il suo amico a guardare in avanti, cioè a riempire la serena vecchiezza di svaghi intellettuali e di affetti. Fine della citazione. Fremito in fondo all'anima e vaga emozione che anticipano dunque anche nel Ramon propriamente memorialistico quella poesia della memoria, quell'accento sui processi piuttosto che sugli oggetti del ricordo, che Orlando vedrà distintiva dello stile elocutivo di Chateaubriand e di quello inventivo di Proust. Ora, provo che provare a districare il filo delle letture memorialistico-autobiografiche all'interno della biografia intellettuale di Orlando offra interessanti spunti di riflessione non biografica, ma di teoria e metodologia degli studi letterari, su cui vorrei soffermarmi in questo mio intervento. E per questo arresto qui l'operazione biografica, che avrebbe naturalmente potuto toccare la scoperta della Vie d'Henri Brûlart o dei Memoirs di Saint-Simon, prima ancora il magistero di Tomasi di Lampedusa e la redazione poi del ricordo di lui nel 1962. Sul piano biografico, penso semplicemente che le scritture memorialistiche, che Orlando ha analizzato almeno nel metodo a campioni e ha anche praticato in prima persona, forse anche in forme inedite, siano state un terreno di prustiana non ricerca in direzione giusta per comprendere alcune verità fondamentali attorno ai fenomeni letterari e per dissodarne altre che restano ancora da chiarire. Che ne sia della loro psicogenesi, in ogni caso, le questioni che a partire dalla presenza della tradizione memorialistica nel suo pensiero e nelle sue esperienze vorrei provare a enucleare dall'interno della riflessione teorica e della pratica critica di Orlando sono sommariamente le seguenti, e le anticipo qui in forma astratta perché quanto seguirà loro è ben lungi dall'esaurirne la possibile discussione. Anzitutto, in che relazione stanno il giudizio di fatto della letterarietà di un testo, esprimibile per ipotesi in termini quantitativi di tasso di figuralità, in un continuum tra estremi ideali di opacità e di trasparenza figurale, e i giudizi qualitativi sul valore, bello o brutto, e sullo statuto immaginario o meno, forte e debole, di quello stesso testo. Poi è possibile ricondurre il giudizio sullo statuto immaginario alla nozione stessa di figuralità e per questa via ridefinirlo in termini quantitativi? Oppure vi è totale irriducibilità tra letterarietà e immaginarietà di un testo? In altre parole, vi è interdipendenza o indipendenza tra lo statuto immaginario o meno di un testo, la possibilità di rintracciarvi macrofigure e il suo tasso di figuralità? Infine, in modo particolare, fino a che punto la tipologia del ritorno del represso nella serie dei contenuti è applicabile indipendentemente dal tasso di figuralità di un testo. Ci sarebbero poi due altre questioni collegate che non sfiorerò nemmeno nella mia presentazione, sia perché restano troppo acerbe, sia perché eccedono forse in zelo sistematico e mi consigliano una pudica reticenza, essendo per ora fuori mondo. Nelle risposte a un questionario che gli permisero di chiarire alcuni aspetti della proposta teorica appena pubblicata, per una teoria freudiana della letteratura, Orlando scrive: a nessun lettore del mio saggio sfugge che ho scartato risolutamente come criterio di definizione della letteratura ogni criterio fondato non solo sul valore, ma anche sulla destinazione, sulla convenzione, sulla istituzione. Da dove avevo ricevuto la prima spinta in questa direzione? Da riflessioni sulla letterarietà, per così dire, diluita o intermittente, dei generi che rispetto a quelli forti, come la lirica, la narrativa o il teatro, potremmo chiamare deboli. La memorialistica, la diaristica, l'epistolografia, la moralistica, nel senso proprio alla letteratura francese, della quale sono specialista, e che in tutti questi generi è particolarmente ricca di capolavori. Aggiungiamo naturalmente, quando la scrittura lo giustifichi, un gran numero di testi storici, filosofici, politici, religiosi. Fine della citazione. Apertura, congruenza tra messaggio e referenti extralinguistici, scarsa costruzione. Le tre caratteristiche strutturali della memorialistica, che abbiamo visto in infanzia, memoria e storia, si ritrovano qui tradotte nel linguaggio da qualitativo a quantitativo, che cerca di definire la letterarietà tramite metafore di dosaggio o di frequenza, diluizione, intermittente, per estenderla a un amplissimo corpus di scritture cui le memorie fanno elencativamente da capofila. Il passo evidenzia al contempo alcune tensioni concettuali, non approfondite come tali, né qui, né nel libro teorico, né a mia conoscenza, altrove nell'opera scritta di Orlando. L'ambizione di non delimitare il campo degli studi letterari in base a criteri di valore o di istituzione e convenzione sembra subito smentita dal rinvio all'autorità di un canone di capolavori,
e da una distinzione fra generi che, al di là di avvalorare di per sé convenzioni istituzionalizzate, connota in modo qualitativo, binario e oppositivo proprio la distinzione che vorrebbe unicamente quantitativa all'interno dello stesso campo. Vi è però una tensione concettuale collegata a queste che poche pagine dopo affiora invece esplicita e prepotente. Non a caso con un riferimento che direi antonomastico a Saint-Simon, l'unico in questo volume. L'importanza decisiva attribuita alla figuralità, si preoccupa Orlando, può alimentare la tentazione, sono sue parole, di attribuirne una irrinunciabile di importanza a certe figure macroscopiche o sintetiche che quando sono presenti sembrano circoscrivere e organizzare tutte le altre e anzitutto quelle figure collegate al fatto che un testo ha un inizio, una fine, un ordine interno che, torno a citare Orlando, quasi soltanto nei testi la cui letterarietà è più forte divengono sedi di inventiva figurale e di conseguenza non mancano mai di rientrare nell'istituzione. Una differenza fondamentale, non solo rispetto a testi e produzioni che mancano propriamente di inizio e di fine, se non di articolazione e ordine interno, ma anche rispetto a quelli che le hanno e però le conformano al rispetto di tutt'altre logiche, dice Orlando. Un'opera storica o memorialistica, per esempio, seguirà e articolerà una cronologia. Ecco allora la questione nelle sue parole. Ma con quali strumenti analitici decidere, di fronte a un capolavoro letterario così eccentrico rispetto all'istituzione, come i Memoirs di Saint-Simon, se e in che modo l'ordine delle parti è corresponsabile della letterarietà dell'immenso e caotico testo. Sarà lecito supporre che qui l'immensità e il caos si trasfondano essi stessi, lungo tutto il testo, in figure macroscopiche e sintetiche di varia specie. Ma pensando al punto preciso in cui finisce un notiziario bellico o una dissertazione araldica quasi incolore e comincia un racconto o un ritratto di travolgente inventività stilistica, ho davvero il diritto di dire che là qualcosa comincia? O dovrei parlare piuttosto di qualcosa che ricomincia? E allora in base a quali forme di continuità intermittente? Qual è lo statuto figurale della ripresa di una letterarietà lungo il discorso interrotta o affievolita? Fine della citazione. E da qui Orlando derivava la necessità di elaborare due serie distinte e complementari di concetti retorici per definire certe figure tipiche rispettivamente di quelle che in mancanza di termini migliori chiamerò la letterarietà chiusa e la letterarietà aperta. Una nuova opposizione qualitativa, che tuttavia non si lascia sovrapporre perfettamente a quella tra forte e debole, perché la questione non concerne solo la letterarietà fuggitiva e purtroppo sfuggente del discorso orale, evidentemente aperta, e nemmeno solo quella in cui rientrano capolavori, sono sempre sue parole, di tal peso che solo in senso relativo e occasionale ho potuto finora chiamarla debole. Bensì direttamente anche il dentro ed intorno alle digressioni di Balzac, di Tolstoi, dello stesso Proust. Oltre al ritorno dell'aporia che tenta di tenere assieme capolavori istituzione da un lato e concezione quantitativa anticonvenzionale, pre-assiologica della letterarietà dall'altro, colpisce il fatto che l'attenzione di Orlando si focalizzi esclusivamente su fatti di costruzione, in quel passo, di ordine delle parti, cioè, come amava dire, recuperando la terminologia di Quintiliano, di disposizio. E taccia invece totalmente dell'invenzio. Viene infatti da domandarsi se questa diluizione e intermittenza della figuralità, che sembra attribuire statutariamente ai generi deboli, ponga limiti alla loro densità letteraria anche sul piano dell'invenzione, da un lato, e su quello delle macro dimensioni testuali, dall'altro. Basterebbe la sicura esistenza di una minuziosa e inedita scomposizione paradigmatica degli essai di Montaigne e di chissà quanti altri fra i capolavori deboli che più amava a smentirlo. Per non citare appunto gli utilizzi a campione che si ritrovano anche nell'illuminismo barocco e retorica freudiana e negli oggetti desueti. Basterebbero anche i casi di studio di Stefano Brugnolo sulla letterarietà dei discorsi scientifici. Ma vorrei anche dire che basterebbe a smentire la sterilità dei generi deboli in fatto di figuralità inventiva e macroscopica la profonda sintonia etica e metodologica con cui Carlo Ginzburg, proprio in Montaigne, ha saputo ricostruire il paradigma della rusticità, non soltanto in termini eruditi e di connessioni con referenti extratestuali, ma anzitutto, eruditi o antiquari si potrebbe pensare, ma anzitutto proprio in termini di simmetrie tra costanti elocutive, compositive ed invenzio. Ma è soprattutto l'argomentazione stessa di per una teoria freudiana della letteratura, non soltanto a spazzare via ogni dubbio, ma a invertirlo in una filiazione diretta tra letterarietà dei generi deboli e necessità di concepire la figuralità su ogni piano e ad ogni scala del testo.
Seguiamo passo passo il filo del ragionamento alle pagine 61 e 62 di Per una teoria. Nel linguaggio letterario non tutto deve essere figura, dice Orlando, e poi prosegue affermando che ci sarà chi può accettare l'accostamento tra linguaggio letterario e dell'inconscio a patto di pensarlo pertinente solo per testi il cui tasso di figuralità è così alto da gareggiare con l'ermetismo e con l'apparente insensatezza del sogno. Ma, prosegue, come avanzare paragoni col linguaggio dell'inconscio per altri innumerevoli testi, tantomeno densamente figurali, di poesia lirica, di narrativa o di teatro, o a maggior ragione per i testi che la coscienza estetica empirica sente e l'uso corrente qualifica come letteratura, benché il fine della scrittura sia scientifico, politico, storico, giornalistico, morale, filosofico, religioso? Questa domanda è lo spunto per legittimare proprio l'idea che senza dubbio la figuralità incontra nel linguaggio letterario limiti alla sua presenza, oltre che alla sua possibile densità, ma li incontra molto più in là o più di rado di quanto non si supponga tradizionalmente. E perciò è necessaria una retorica che prenda in considerazione figure di tutte le dimensioni e di tutte le specie, scrive, incluse quelle che insistono lungo le migliaia di pagine che formano la totalità di un'opera sterminata. E ne consegue con chiarezza, cito sempre Orlando, che non c'è soluzione di continuità in letteratura fra linguaggio dell'inconscio e linguaggio dell'io cosciente, e che la qualificazione come letteratura o no è una cosa, e quella come buona o cattiva letteratura è un'altra cosa. Ciò non toglie, tuttavia, che il problema del canone e quello dei generi forti e deboli restano irriducibili al discorso quantitativo. Mi paiono segni, in verità, di un limite che il principio di realtà impone intellettualmente al critico e stilisticamente al suo cristallino argomentare, nel momento stesso in cui potrebbe lasciarsi tentare da un assolutismo egualitarista, antigerarchico, che finirebbe per negare ogni legame diretto tra letteratura e storia, tra messaggio, codice e contesto, per arrivare a una esaltazione pura e totalmente autonoma del testo. Non vi è forse invece nella resistenza al tempo che si manifesta nel canone, così come in ogni istituzione umana, qualcosa di più che vuote tautologie di potere tutte umane, e come invece un confronto sperimentale, sempre precario e mai definitivamente deciso, con la realtà di fatto? L'idea di scrittura, e più in generale produzioni verbali letterariamente forti o deboli, è d'altronde legittimamente qualitativa, per chi ne recuperi la definizione pragmatica orlandiana, al di là del passo che ho citato. Quella cioè tra testi che neutralizzano oppure pertinentizzano la contraddizione tra vero e non vero referenziale. Una definizione che dal problema del tasso di figuralità ci fa piombare a pie pari nel mezzo del problema della fictio, dell'immaginario. Nella lettura della Phaedre, Orlando vi si era già soffermato, senza però usare l'opposizione forte-debole, anche perché concentrato sul solo primo termine della polarità, i generi forti, cui tuttavia si riferisce in quelle pagine con il termine arte, al limite poesia, ma non letteratura in generale. Il modello della negazione freudiana gli offriva in quella sede una formulazione tanto astratta quanto calzante per una grande congerie di fenomeni d'arte su più epoche successive. Un non mi piace, inteso come frazione simbolica, la frazione della formazione di compromesso, in cui al numeratore della repressione sta pura e semplice la convenzione istituzionale della finzione poetica, mentre al denominatore del represso, che ritorna, la solidarietà con contenuti non conformi all'ordine costituito. L'irrealtà istituzionale dell'arte che neutralizza praticamente il represso, come egli stesso scrive, figura evidentemente qui come sinonimo di ciò che successivamente prende il nome di generi forti. Il non mi piace, che mette l'accento sulla dinamica dell'identificazione alienante, del distacco e dell'immedesimazione, equivale al non è vero, che mette l'accento sulla dinamica di realtà e immaginazione. Ed è così che la poesia è dunque incorreggibilmente conservatrice e sovversiva nello stesso tempo, come ci ha anche ricordato questa mattina Donnarumma, perché costituisce in se stessa un ritorno del represso reso fruibile per una pluralità di uomini, ma reso innocuo dalla sublimazione e dalla finzione. Come arriva a concludere Orlando già in questo saggio, anticipando alcune delle pagine più struggenti e patetiche di Per una teoria freudiana della letteratura. Mi riferisco alle pagine 72-73, 88-89, che si direbbe, non senza rimotivazione figurale, sono proprio le ultime di entrambi gli ultimi capitoli del saggio e riecheggiano nel tono e nel generoso slancio etico verso il mondo altre pagine di Auerbach in Mimesis. Ma queste pagine, in Per una teoria, non si riferiranno più all'arte o alla poesia, né almeno esplicitamente ai generi forti,
bensì più indeterminatamente a, cito, gli esempi di letteratura in cui materia e forma uniscono il loro ritorno del represso, in quanto opposti a quegli esempi, cito ancora, in cui possiamo considerare volta per volta sia una materia ideologica che non dà luogo al ritorno del represso, sia un ritorno del represso puramente superficialmente formale. Nuova distinzione, che non rinnega ma scardina lo schematismo maggiore di quella tra letteratura forte e debole, tra letteratura chiusa e aperta, e che, come è noto, tenta di individuare un nesso forte, potenzialmente quantitativo, con quella tra letteratura buona e cattiva. Perché, scrive Orlando, se vi è omogeneità, simpatia, solidarietà a priori tra il ritorno del represso come materia del contenuto e il ritorno del represso formale, non è sempre detto che i testi la valorizzino figuralmente. È una ipotesi, sembra a Orlando altamente probabile, che solo in forma di ritorno del represso, intatta o rovesciata, l'ideologia possa entrare con piena validità estetica in un discorso letterario. E perciò la grande letteratura è probabilmente sempre due volte tendenziosa, anche se indubbiamente non tutta quella che è due volte tendenziosa è grande letteratura. Ma può arrivare ad essere grande e due volte tendenziosa quella letteratura che resta debole? Vuoi per la diluizione e intermittenza delle sue densità figurali? Vuoi per l'assenza di formazione di compromesso statutaria tra finzione e autenticità referenziale repressa? Possono, in altri termini, delle scritture in cui il vero resta necessariamente contrario tanto del falso quanto dell'immaginato risultare passibili di analisi in termini di ritorno del represso anche nella sede dei contenuti? Non vi è risposta esplicita a queste domande nell'intera opera di Orlando. L'uso del termine capolavoro per innumerevoli testi di questo genere farebbe propendere per un sì. Ma l'assenza di analisi che abbiano messo in pratica questa ipotesi su singoli ma interi testi di quel genere, l'assenza di questi testi dalla scarna esemplificazione delle tipologie del ritorno del represso nella sede dei contenuti, farebbe propendere per un no. Posso solo testimoniare che di fronte al mio ingenuo e donchisciottesco tentativo di trancher la question per un sì risoluto, alla luce e nel merito dell'analisi minuziosa e appassionatamente orlandiana dei Memoir di Saint-Simon, Francesco tenne fermo uno scetticismo rammaricato di non aver mai realmente portato fino in fondo il progetto di esplorazione empirica del ritorno del represso nella sede dei contenuti in quanti più testi concreti possibili. Prospettiva tra le più strategiche per una cartografia di figuralità codificata sul piano dell'invenzio, cui ambiva nei suoi ultimi anni. La risposta a quelle domande non mi sembra tuttavia perduta, una volta perduta la presenza fisica di chi ha permesso di porsele. Ed è uno dei segni più tangibili della vitalità del suo pensiero il fatto che continui a generarne anche altre e nuove. Che la convenzione costitutiva dei generi forti sia una formazione di compromesso, passibile di differenti articolazioni con la chiusura o l'apertura, con la continuità o l'intermittenza figurale di un testo, mi sembra reso ormai autoevidente da mille sperimentazioni moderniste e postmoderne. Che i generi forti possano offrire testimonianze indirette di valore storico, senz'altro anche, ma non unicamente, attraverso il negativo del ritorno del represso, ci impedisce di dimenticarlo lo stesso Carlo Ginzburg che ho già citato sopra, e basta pensare al suo splendido saggio sul De la lecture des vieux romans di Chaplin. Se anche i generi deboli, per converso, possano offrire, oltre che testimonianze dirette e indirette, anche vere e proprie radiografie in negativo di valore storico, lo indicherebbero già solo le analisi a Camione sul tema dell'infanzia in Rousseau. Ma quali impossibilità e quali virtualità invece figurali specifiche caratterizzano nell'empirico corpus e nella matematica delle forme possibili quei discorsi che restano statutariamente ancorati alla congruenza referenziale, in particolar modo alla memoria personale? Quali per quelli che restano invece ancorati alla congruenza logico-aristotelica? Come oggettivarne le tracce senza cadere nel rischio epistemologico di un polisenso infinito e infallibile da cui Francesco metteva in guardia nelle 12 regole per la costruzione di un paradigma testuale? Come oggettivarne dunque le tracce senza cadere nel rischio epistemologico di un polisenso infinito e infallibile, non potendo contare sull'autorizzazione pregressa di una finalità immaginaria? Fino a che punto, ribaltando il punto di vista di per una teoria, la componente ideologica, nel senso con cui usava Orlando questa parola, di ogni discorso umano non può fare a meno né dovrebbe ambire ad evitare di pagare tributo al principio di piacere, al linguaggio dell'inconscio, pena la propria inconsistenza e in ultima analisi una paradossale irrazionalità.
Ma non è su una domanda che voglio concludere, bensì su una tanto piccola quanto preziosa cristallizzazione propriamente letteraria della tensione fra letterarietà forte e debole nell'opera di Orlando stesso. Da distanze diverse completa nel 1996 la sequenza memorialistica che gli dedica Giuseppe Tomasi di Lampedusa, operazione indipendente e complementare alla di poco successiva analisi paradigmatica del Gattopardo, pubblicata nel 98. È un chiudere i conti con la parte più spiacevole del ricordo personale, ma è anche un'aperta difesa del primo maestro contro lui stesso, più precisamente contro il Saint-Beuvismo biografista su cui Orlando aveva magistralmente fatto propria, in sede di analisi della Recherche e in sede di riflessione teorico-letteraria, la lezione di Proust. In Da distanze diverse è così condensata. Da una parte, le instabili vicende d'un uomo alle prese con le scelte o le costrizioni del reale, dall'altra, i risultati stabili di una creatività, la cui convenzione fondante abolisce il limite fra vero e non vero. Il rinvio esplicitamente univoco, dalla creatività alla letteratura in senso forte, qui è senza appello per i generi deboli. Ma questa univocità è smentita nei valori letterari stessi del discorso di Orlando, che manifestano il bisogno di concedere invece appello alla creatività di un vero che si distingue dal falso, ma non per questo impedisce di librarsi in un al di là dell'esperienza, che trascende le scelte o le costrizioni del reale. All'ingresso del testo ci aveva rappresentato, per ipotiposi autobiografica, sotto forma di aneddoto dello zio lupo con i propri nipotini, la tematizzazione discorsiva dell'ipotesi, cito, naturale per eredità magica e onirica che qualcosa sia vero pur non essendolo. Questo stesso concetto, già tematizzato, mimato e poi argomentato, si rimotiva un'ultima volta poi in fondo al testo, figuralmente, come immagine dell'unico incontro possibile con chi è morto, nell'irrealtà della di lui opera o nella virtualità della propria mente che rammenta immaginando e immagina rammentando. Qualsiasi sia l'interpretazione da dare a quel luogo, esso resta sacro e profano, reale e irreale al contempo, pieno del contrasto specifico tra abbandono al ricordare e però sua critica, e indirettamente evocativo anche del contrasto tra abbandono al piacere della costruzione discorsiva e però sua critica, che forse è onnipresente nella prosa di Orlando. Leggo allora quel passo in conclusione, sottolineandone il pathos litanico della paratassi anaforica, le insistite negazioni fattuali e non freudiane, e per ciò stesso la figuralità che definirei memorialistica. Quando Francesco Agnello mi telefonò la sua morte, il sollievo fu di una immensità fisica, come una soffocazione che si è cessata per sempre. E quell'attimo non ho smesso di pagarlo secondo un vero e proprio contrappasso. Non essere tornati a confronto 2-5 anni più tardi. Non poter più sentirlo parlare, mai fargli leggere i miei libri. Che debba ignorare per sempre cosa ne è stato del suo romanzo nel mondo. Che un irreale luogo acronico, vero pur non essendolo, sia il solo paradiso dove possiamo ancora incontrarci. Ringrazio Francesco Pigozzo per questa messa a fuoco della tensione tra generi deboli e i generi forti, letterarietà forte e letterarietà debole, non solo nel pensiero e nell'opera critica di Orlando, ma nella sua stessa pratica di memorialista. In quel testo di cui è giusto non sottovalutare l'enorme importanza, che da distanze diverse, e così come anche il ricordo di Lampedusa, è sicuramente un testo che va esplorato come, anche da un punto di vista teorico e non soltanto dal punto di vista narrativo, e secondo me dall'intervento di Francesco Pigozzo questo è venuto fuori molto chiaramente, ed è un suggerimento estremamente prezioso e importante. Darei ora la parola a Jacopo Leoni. Jacopo Leoni è docente a contratto di letteratura francese
all'Università di Napoli l'Orientale e Federico II. I suoi interessi principali ruotano intorno al romanzo francese del Novecento e ha da poco pubblicato il saggio Una duplice eclissi, orfanità e sterilità nel romanzo francese degli anni 30. Il titolo della sua relazione è Referenti, codici e ritorno del represso nel romanzo francese Tra le due guerre. Sì. Grazie alla professoressa Bertini per la gentile presentazione e grazie anche agli organizzatori del convegno per avermi coinvolto in questa iniziativa. È un vero piacere per me, che pure ho conosciuto Francesco solo nell'ultimissima parte della sua vita, prendere parte a un dibattito sulla sua eredità intellettuale. Inizio con una premessa. Anche per ragioni di tempo, la mia riflessione verterà su campioni testuali tratti da Proust, Céline e Sartre. La scelta è solo parzialmente dettata da circostanze contingenti. Testi di alto o altissimo livello possono essere, infatti, per ipotesi, maggiormente funzionali a testare il peso di una lettura la cui validità non debba necessariamente dipendere dall'accumulo esemplificativo. Più in particolare, il mio intento è quello di utilizzare alcuni concetti fondamentali della proposta teorica di Francesco Orlando, del resto desumibili già dal titolo della mia comunicazione, per riflettere su un sistema di costanti e varianti che, accomunando i tre scrittori più importanti del romanzo francese tra la metà degli anni 10, diciamo, e la fine degli anni 30, possa anche fornire indicazioni per descrivere il paradigma romanzesco dell'epoca. L'idea di avvicinare questi tre autori può apparire poco incoraggiante, ciò sia se si prendono in considerazione le date di nascita, tanto care alla metodologia di Francesco Orlando, sia se si analizzano i rapporti reciproci e le dichiarazioni di poetica. Fatte queste necessarie premesse, mi sembra però opportuno provare a sorpassarle, lasciando da parte giudizi preliminari, astratte classificazioni e formule riduttive. Vedrei qui uno degli insegnamenti fondamentali di Francesco Orlando. Si tratta allora di avvicinarsi ai testi cercando di individuare elementi ricorrenti che possano suggerire l'esistenza di rapporti illuminanti e complessi. E ciò secondo la convinzione che, cito, non si capisce né si conosce mai per intuizione diretta, ma sempre per confronto con qualcos'altro. Chiusa citazione, ovviamente, di Francesco Orlando nelle pagine introduttive delle costanti e le varianti. Contemporaneamente, come ovvio, non bisogna però perdere di vista la particolarità delle singole opere. Uno dei caratteri più originali della proposta teorica orlandiana, nonché credo una delle eredità con cui siamo maggiormente chiamati a confrontarci, è la fiducia nella possibilità di coniugare una prospettiva tipologica con una prospettiva storica. Si tratta di una coesistenza resa possibile dall'interazione di alcuni concetti fondamentali. Ai due estremi, quello di referente e quello di codice, a bilanciarli concetti come il ritorno del represso e la formazione di compromesso. Indagare come questi fattori interagiscano nei primi decenni del Novecento francese permette allora di tracciare e definire una generazione giustamente celebrata, ma di cui sono pochissimo indagati i rapporti d'insieme, e ciò a causa di studi eccessivamente schiacciati sui singoli autori o poco inclini all'astrazione. Va da sé che tutto ciò non possa risolversi in una lettura banalmente compilativa, ma richieda un approccio più complesso e articolato. In questo senso mi sembra utile rifarsi ai due elementi che, sulla scia di Jean Rousset, come ha già notato Federico, secondo Orlando definiscono l'esistenza di un canone letterario. Da una parte, e cito, un inventario di costanti, tematiche, filistiche, costruttive, compresenti in un'epoca, chiusa citazione. Dall'altra, e cito ancora, la latenza in tutte queste costanti di denominatori comuni via via sempre minori o più generali, fine citazione. Fino alla possibilità, ovviamente, di individuare un denominatore unico capace di rivelare analogie profonde tra i differenti piani del discorso. Ora, non è questa la sede per proporvi la mia idea, ammesso che ne abbia una, su quale sia questo denominatore unico. Vorrei però porre l'attenzione su un altro aspetto,
ovvero su come, sia pure attraverso manifestazioni ed esiti diversissimi, tanto l'immaginario di Proust quanto quello di Céline e Sartre si fondano sulla divaricazione tra vedere e sapere e di conseguenza sulla pretesa di ritagliare il mondo attraverso modalità oramai irriducibili alla sola intelligenza analitica. Tutto ciò, sia chiaro, non ha niente a che vedere con l'introduzione bruta di idee all'interno del romanzo, ma ha a che fare con la figuralità. Nei suoi lavori, in alcuni dei suoi lavori più importanti, Francesco Orlando ha saputo evidenziare il sistema di cesure e continuità che interessa interi codici della tradizione letteraria occidentale. Non meno illuminanti mi sembrano letture più specifiche, come quelle dedicate a Stendhal, o a Baudelaire o a Rousseau, sempre capaci di mettere in luce conflittualità poetiche e contraddizioni storiche presenti a livello testuale. Mi sembra possano essere riconducibili a queste coordinate anche i lavori dedicati a Proust, lavori sulle cui implicazioni complessive mi è impossibile soffermarmi adesso. Vorrei però immediatamente riprendere le questioni trattate in Proust, Dilettante mondano e la sua opera, già citato in l'introduzione della professoressa Bertini, dove il critico sostiene che, in modo apparentemente paradossale, solo un non professionista poteva assumere il compito di ripensare su basi nuove il modello romanzesco ereditato dal secolo precedente. Si dà il caso, e caso verosimilmente non è, che a distruggere definitivamente quel modello e a incrementare la spinta innovativa del romanzo novecentesco sarà un altro dilettante, sebbene questa volta assai meno mondano. Céline, la cui formazione di medico è determinante per comprendere una poetica in cui le strutture formali sono inseparabili da un'interpretazione fisico-biologica della condizione umana. Da questo punto di vista, Sartre rappresenta una contraddizione solo apparente. Pur essendosi affermato come il rappresentante per eccellenza della nuova generazione intellettuale, egli incarna una concezione ormai mediocrizzata dello scrittore e perciò lontana dal professionismo di figure come Zola, Bourget e Barrès. A testimoniare questa continuità, tanto Céline quanto Sartre recuperano nelle loro opere più rappresentative dell'epoca quello che era l'architrave della recherche, ovvero il difficoltoso tragitto di un io narrante verso la scrittura. Per comprendere come la recherche ripensi su basi nuove il modello romanzesco ereditato dall'Ottocento, conviene però rivolgersi a quello che è il centro nevralgico della riflessione orlandiana su Proust, ovvero la già ricordata dicotomia tra vedere e sapere. Analizzando alcune scene chiave, Orlando nota come il momento del sapere segua sempre di molto quello del vedere, fenomeno che determina un'acquisizione conoscitiva sempre largamente posticipata. Tale sfasamento non rappresenta esclusivamente un contenuto, ma acquisisce una forte consistenza formale. Opponendosi al modello realista e naturalista, basato sulla perfetta reversibilità simmetrica di questi due momenti, esso determina infatti una nuova visione del mondo, basata sulla compresenza sincronica di illusione e verità. Da qui una poetica incentrata sulla metafora, la quale non va intesa ovviamente solo come una figura retorica circoscrivibile, ma sulla base di un concetto più esteso di figuralità, come una vertigine analogica che anche a grandi distanze testuali produce improvvisi collegamenti sulla base di qualità comuni. Qua la citazione è obbligata, cito dal Tempo ritrovato, si può elencare di seguito quanto si vuole, in una descrizione, gli oggetti che figurano nel luogo descritto. La verità comincerà solo nel momento in cui lo scrittore prenderà due oggetti diversi, ne porrà il rapporto, analogo nel mondo dell'arte a quello che è il rapporto esclusivo di causa ed effetto nel mondo della scienza, e li fisserà con gli indispensabili anelli d'un bello stile. La frattura tra vedere e sapere, con la conseguente valorizzazione della percezione e della metafora, consente di chiarire la particolare configurazione che il ritorno del represso assume nella recherche. Il concetto, è opportuno forse ribadirlo, non costituisce per Francesco Orlando un problema che appartiene solo all'ordine del contenuto, ma coincide con un modello formale e quindi vuoto. Sulla base di questa precisazione, è facile allora comprendere come i contenuti trasgressivi dell'opera non coincidano con una rivendicazione militante volta a insediare l'ordine ideologico, politico o sociale dominante, e ciò credo a cominciare dal problema dell'omosessualità. Pone forse maggiori problemi l'emersione di contenuti polemici verso alcuni ambienti sociali, come l'alta borghesia o l'aristocrazia.
Solo per fare un esempio, si potrebbe pensare alla scena in cui il narratore descrive la sala da pranzo del Grand Hotel di Balbec, paragonandola a un acquario sulle cui pareti fanno pressione gli esclusi. Cito: una grossa questione sociale, sapere se la parete di vetro proteggerà sempre il festino degli animali meravigliosi, se l'oscura folla che scruta avidamente nella notte non verrà a coglierli nel loro acquario e a mangiarseli. Fine citazione. Tuttavia, la rappresentazione di questi ambienti non è mai funzionale a una critica di stampo politico-sociale veramente assunta, e anzi si potrebbe sostenere che per il principio dell'ambivalenza connaturato all'espressione letteraria, il testo rappresenta un negativo fotografico della realtà, concedendo ampio spazio a un'aristocrazia ormai socialmente soccombente. Ecco che Francesco Orlando individua il ritorno del represso nella recherche in una pretesa conoscitiva ed epistemologica. Cito direttamente Orlando: il ritorno del represso prustiano si potrebbe invece definire come la continua rivendicazione del diritto di contemplare il mondo e di ritagliarlo mentalmente con modalità terminologiche e concettuali inedite. Il rifiuto dell'intelligenza che mette delle etichette sulle cose, il culto della sensazione immediata, che dovrebbe essere riprodotta senza alcuna mediazione intellettuale, e di qui la funzione della metafora. Tutto questo rappresenta una rivendicazione nuova e trasgressiva contro una sorta di conformismo intellettuale. Intesa in questo senso, la recherche sarebbe quindi da intendere come una grandiosa formazione di compromesso tra il modello dell'intelligenza analogico-associativa e il modello di un'intelligenza analitica-razionale, che svolge una funzione di tipo repressivo. Va da sé che una tale concezione della realtà non conduca mai in Proust a una rivendicazione di razionalismo o a una professione di scetticismo di ascendenza flaubertiana, ma rientri nell'ambito di un progetto costruttivo volto, proprio come era accaduto per Freud, ad allargare i confini della razionalità verso regioni altre rispetto a quelle della sola intelligenza razionale, o se si preferisce, verso quella logica simmetrica che, secondo Matte Blanco, caratterizza il funzionamento dell'inconscio. Sarà proprio questo progetto quello con cui la letteratura successiva sarà chiamata a confrontarsi più da vicino. Il concetto di ritorno del represso cognitivo, coincidente con una decodificazione originale del mondo, resa possibile dalla frattura tra vedere e sapere, rappresenta, mi sembra, una nozione importante per il paradigma romanzesco degli anni 20 e 30. I casi più emblematici su cui misurare questa continuità sono forse quelli di Céline e Sartre, come è noto, dichiaratamente ostili, sia pure per ragioni tra loro diversissime, agli aspetti più caratterizzanti della poetica proustiana. Su Sartre tornerò tra poco. Per adesso voglio dire qualcosa su Céline. Nei due grandi romanzi degli anni 30, e quindi Voyage au bout de la nuit e Mort à crédit, le molteplici esperienze raccontate dall'istanza narrativa, lungi dall'essere trattate come irrelate, trovano il loro minimo comune denominatore nella constatazione di un disordine mai separabile dalla consistenza materica dei referenti. In altre parole, la vasta fenomenologia del male illustrata da Céline è ritagliata all'interno di un sistema retorico pesantemente orientato verso la distorsione della realtà, e ciò in base a una furia analogica che, sulla base di alcune caratteristiche fondamentali, proietta i più svariati fenomeni verso classi logiche via via più generali. Una tale rappresentazione del mondo ha alle spalle non solo la polverizzazione del modello positivistico, ma anche e soprattutto l'esperienza della guerra. O per meglio dire, la crisi del modello positivistico, già minato pesantemente all'altezza di Proust, viene ratificata da un evento irriducibile a ogni spiegazione razionale. Cito dal Voyage: la guerra era insomma tutto ciò che non si capiva, non poteva continuare così. Chiusa citazione. Da questo punto di vista potrebbe essere interessante, detto tra parentesi, rilevare una differenza fondamentale tra l'immaginario di Proust e quello di Céline. Nel primo la guerra è convocata per chiudere un mondo, nel secondo di fatto lo apre. Per Sartre, lo smarrimento causato dalla guerra sarà poi un elemento talmente scontato da essere dato come punto di partenza implicito del discorso. Ora, se la guerra è l'evento fondante dell'antropologia romanzesca seliniana, ciò ha poco a che vedere con le contemporanee letture legate ai trauma studies. Per il romanziere Céline, la guerra ha ricadute retoriche che interessano il modo di pensare e descrivere la realtà, e ciò nella misura in cui essa introduce un brusco e definitivo sfasamento tra vedere e sapere, tra esperienza e acquisizione cognitiva.
Da una parte l'esperienza si moltiplica in una collezione di quadri che restituiscono una più generale anarchia del mondo. Dall'altra, la conoscenza non è solo più largamente posticipata come in Proust, ma è addirittura ostruita, dal momento che l'esperienza percettiva non significa mai inserire la realtà in un più complesso sistema di senso. Ecco perché in Céline il destino della condizione umana rischia di coincidere con il disordine stesso della materia. Cito: il nostro corpo, fatto di molecole convulse e banali, si rivolta tutto il tempo contro questa atroce farsa del durare. Vogliono andare a perdersi le nostre molecole, al più presto, in mezzo all'universo, le graziose. Soffrono d'essere soltanto noi, cornuti dell'infinito. Scoppieremmo se avessimo un po' di coraggio, ma non facciamo che decadere da un giorno all'altro. Fine citazione. Da qui un ritorno del represso, ancora una volta cognitivo, che rovescia le più convenzionali modalità di rappresentazione della realtà e percepisce i fenomeni nella loro consistenza materica, biologica, restituendoli non per ciò che sono, ma per come appaiono allo sguardo allucinato del narratore, depositario di una verità che non risponde più a strutture di tipo razionalistico oggettivo, ma è costantemente compromessa e compromissoria con la soggettività dell'osservatore, operante attraverso una vertigine analogica fattasi ormai incontrollabile. Non si tratta più di collegare due esperienze lontane per illuminare il miracolo di un'analogia, ma di far collidere tante manifestazioni con l'obiettivo di anestetizzare ogni rapporto progressivo tra vedere e sapere. Non sarà un caso, allora, che nel momento di introdurre le poche osservazioni dedicate al voyage negli oggetti desueti, Orlando faccia di Céline l'esempio più radicale di una proiezione metaforica che, e cito, col pieno Novecento fa ormai a meno di esplicitazioni. Fine citazione. Ora, non mi sembra impossibile elevare un simile tratto stilistico a figura più generale dell'autore. Come già avveniva in Proust e come sarà ancora in Sartre, alla base di una percezione del mondo fondata sul rifiuto dell'intelligenza analitica sta l'adozione della prima persona. In Céline è però una prima persona idiosincratica, eccessiva e ridondante a garantire lo scatenamento figurale. Da qui l'utilizzo di particolari procedimenti retorici, iperbole, invettiva, enfasi, volti ad alterare la rappresentazione e a forzarne i toni emotivi al fine di trasmettere una realtà scandalosa rimossa dalla doxa comune. Operazione che garantisce quel surplus di piacere che deriva dalla contestazione di ideali educativi e pedagogici socialmente dominanti. Del resto, come ha rilevato Francesco Orlando, figure come l'iperbole e l'antitesi pagano un alto prezzo al funzionamento biologico dell'inconscio, assicurando quella compresenza di razionalità e irrazionalità cui è demandato il valore conoscitivo della letteratura. Va in questo senso, in Céline, il ricorso alla nozione di delirio, veicolo formale del ritorno del represso, in quanto strumento che rigetta le consuete modalità analitiche basate su nessi logico-causali e si propone di innescare un procedimento conoscitivo basato sulla deformazione. Intesa come macrofigura attiva in singole porzioni del testo, come microfigura attiva in singole porzioni del testo o come macrofigura operante in modo più esteso, l'alterazione figurale così prodotta innesca un fenomeno di generalizzazione che rinuncia a ogni oggettività e permette di accostare il funzionamento del testo letterario alla logica emotiva come descritta da Matt Blanco. Va da sé che una strategia retorica così orientata tradisca l'aspirazione a un ordine del mondo tanto più rimpianto quanto dato per irrecuperabile. Ecco perché non di rado affiora in Céline il rinvio a istanze rimosse di armonia e ordine. Penso al culto delle forme femminili, alla danza, ai bambini, a residuali rapporti umani. Il rapporto represso su repressione, R maiuscola su R minuscola, diventa allora più complesso, diventa un modello su tre piani. Nella parte superiore la repressione coincide con la realtà convinzionale, mentre il ritorno del represso con una rivendicazione cognitiva volta a comunicare il disordine materico del mondo. Al tempo stesso, questa visione trasversalmente dominata dal male anarchico, può diventare l'agente repressivo sotto cui germoglia la nostalgia, dotata anch'essa di un alto valore epistemologico, verso uno sfondo valoriale più consistente ma perduto. In Céline, però, viene meno la possibilità di una linea di fuga che consenta di ritrovare un valore all'esperienza, vero nucleo dell'opera proustiana.
In Céline la presenza ossessiva della morte costituisce infatti un momento fondativo e come tale mai sublimato attraverso l'inserimento in una cornice provvidenzialistica. L'unico veicolo che consente di arginare il male è quello di raccontarlo senza reticenza alcuna, e cioè attraverso una coazione al dire. Nel momento stesso in cui è rivendicato, il bisogno di dire apre però alla formazione di compromesso fondamentale dell'antropologia romanzesca céliniana. Da una parte il testo comunica al lettore contenuti potenzialmente sovversivi, dall'altra può farla solo a prezzo di una figuralità che rinuncia all'oggettività analitico-razionale in favore della distorsione allucinata del mondo. Si inserisce qui il ruolo tutto peculiare che Céline affida alla massima. Nel Voyage, la presenza ancora massiccia di formulazioni aforistiche testimonia bene questa ambivalenza, nella misura in cui la visione dell'errante della realtà ha bisogno di legittimarsi attraverso l'espressione di verità di ordine generale. Già a partire da Mort à Crédit, però, la prassi sentenziosa tende a sparire dal perimetro romanzesco. Basterà la féerie, la fantasmagoria, e quindi la confusione dei tempi e degli spazi, a garantire quella simultaneità di discorso logico e antilogico in cui Céline colloca lo spessore emotivo del suo discorso. Infine, alcune considerazioni sulla nausea di Sartre, punto di fuga ideale di questo percorso per la sua capacità di saldare la radicalità del contenuto, cioè la rivelazione della contingenza, a un dispiegamento peculiare della figuralità letteraria. Sul romanzo gravano da sempre due pregiudizi opposti e complementari. Il primo ridimensiona la componente romanzesca a tutto vantaggio del messaggio filosofico. Il secondo, diffuso sì, in epoca strutturalista, pone l'accento sulla composita natura linguistica dell'opera. L'operazione sartriana si basa in realtà sulla complementarità strutturale di questi due aspetti. Ancora una volta mi sembra importante dunque rifarsi al modello orlandiano per cui, se è vero che la letteratura è un discorso sul mondo, esso è ritagliato all'interno di un codice che permette l'emersione di contenuti trasgressivi. In questo senso, l'aggressione spesso parodica che colpisce nella nausea modelli letterari più tradizionali non va interpretato come una rinuncia alla possibilità di emettere un discorso serio sul mondo. Piuttosto, il messaggio sul mondo non può prescindere da alcune soluzioni formali che, polemizzando sia contro il modello narrativo ottocentesco sia contro quello avanguardistico, propongono un'indagine di tipo fenomenologico che ha buttato a mare tanto l'illusione mimetica quanto il feticcio della continuità temporale. Sull'asse diegetico del racconto, come è noto, i primi sintomi della nausea si manifestano in relazione al rapporto di Roquentin con gli oggetti, i quali perdono improvvisamente la loro funzione per rivelarsi minacciosa esistenza materica. Un tale mutamento ha alle spalle una frattura tra vedere e sapere ormai definitivamente consumata. L'azione percettiva, infatti, non sfocia che su un senso di smarrimento davanti alla realtà abituale. Ciò rimanda, come è evidente, alla figura dello straniamento, figura che, come ha notato Orlando nel suo ampio studio sull'illuminismo, è particolarmente funzionale a veicolare contenuti polemico-sovversivi contro l'ordine dominante. Ma qui non si tratta più di suggerire un relativismo culturale che possa indugiare sul ritorno di elementi irrazionali, quanto di mettere in discussione ogni correlazione di necessità tra i singoli elementi e le abituali nozioni di riferimento. Un tale ritorno del represso, cognitivo ancora una volta, non appartiene solo all'ordine dei contenuti, ma a un alto valore formale per la sua predisposizione a definire una percezione del mondo in cui il linguaggio non sia più basato sulla coincidenza di significato e significante, ma solo sulla registrazione analitica della realtà. Cito: «Non ho bisogno di costruire delle frasi», scrive Roquentin. «Scrivo per mettere in chiaro alcune circostanze, diffidare dalla letteratura». Fine citazione. Ciò non vuol dire, come è ovvio, che la nausea rinunci alla figuralità. Vuol dire però che la figuralità va cercata in una serie di tratti formali che derivano dalla liquidazione ironico-parodica di modelli preesistenti. Da qui il peculiare utilizzo del codice diaristico, la sovrabbondanza del momento riflessivo su quello attivo, il rigetto della trama e della nozione di personaggio. Ora, i contenuti trasgressivi permessi da un simile dispiegamento figurale non appartengono solo alla sfera fenomenologica, ma anche a quella ideologico-politica.
Il rapporto estraniato con il mondo fisico apre infatti alla marginalità di Roquentin rispetto alla collettività borghese dominante, protagonista, secondo Francesco Orlando, di una conservazione materiale del passato assicurata ai borghesi dalle loro case e dalle loro cose. Alla base di questa opposizione sta infatti una diversa interpretazione del passato. Per Roquentin, l'esperienza trascorsa rappresenta una cognizione per cui a un vedere non corrisponde più alcun sapere. Al contrario, per i borghesi, i ricordi si sono tramutati in non sapere, cui non corrisponde più un vedere. La categoria del memory affettivo aveva trovato in Proust una formidabile contestazione. È questa una delle intuizioni più brillanti di Francesco Orlando, che ha visto nell'emersione inaspettata e casuale del passato non una conferma del memory affettivo, ma un suo rovesciamento. Nel suo romanzo più proustiano, Morta Crédit, Céline aveva perseguito su questa strada. Sartre porta alle estreme conseguenze questo processo, poiché gli oggetti vengono ormai ridotti ai loro minimi termini materici e dunque alla sola dimensione contingente. Attraverso un processo di generalizzazione che il linguaggio letterario condivide con la logica dell'inconscio, la coppia oppositiva, oggetto funzionale, oggetto desueto, permette quindi di risalire a un'altra coppia oppositiva fondamentale del testo, quella fra l'individuo sradicato e la collettività borghese. La contestazione del passato apre alla gratuità di Roquentin, risolutamente collocato nel presente e ormai coincidente con la sola esperienza del proprio corpo. Ma la valorizzazione del presente, intesa nei suoi significati insieme fenomenologici e ideologici, può affermarsi solo respingendo l'idea di illusione mimetica e di racconto, elementi suscettibili di estetizzare l'avvenimento banale, orientandolo verso un regime di finzione che ne determina teleologicamente il senso. L'assunzione polemico-corrosiva, non va dimenticato, fornisce però una residuale attestazione di esistenza agli elementi condannati. In questo senso, la rivendicazione conoscitiva di Roquentin può affermarsi solo a partire da una razionalità borghese che costituisce una presenza costante e ineliminabile nel testo. Da qui, una formazione di compromesso tra una rivendicazione fenomenologica e ideologica che preme dal di sotto e una repressione razionale borghese, potremmo dire, che mira a contenere da sopra questa pressione. Un rapporto che, per il principio di ambivalenza, si può addirittura ribaltare, dove l'invidia di Roquentin verso il mondo borghese e le sue forme tradisce la tentazione, sempre presente, di inserire la mediocrità in uno pseudo-ordine sociale e narrativo che la riscatti. Anche in questo caso, dunque, il modello R maiuscolo su R minuscolo è suscettibile di evolvere in un modello più complesso su tre piani. La comprensione dell'esistenza, come è noto, si produrrà improvvisamente durante la contemplazione del castagno nel giardino di Bouville. Secondo una tecnica che deve molto allo stile proustiano, la visione illuminante dell'albero è ottenuta attraverso una descrizione che precede l'esplicitazione del referente. Cito: spingo un cancello, entro, delle leggere esistenze balzano su e si appollaiano sulle cime. Ora mi riconosco, so dove sono, sono al giardino pubblico. Mi lascio cadere su una panchina tra i grandi tronchi neri, tra le mani nere e nodose che si tendono verso il cielo. Un albero gratta la terra sotto i miei piedi con un'unghia nera. E d'un tratto, d'un sol tratto, il velo si squarcia. Ho compreso, ho visto. Ma qui non si tratta più di riprodurre l'impressione di una percezione immediata che rinuncia alla mediazione analitica intellettiva, quanto di alludere a un più radicale azzeramento delle cognizioni ereditate. In questo senso, la frattura tra vedere e sapere può ormai essere sublimata solo attraverso un'ipervalutazione dell'esperienza fenomenologica. È la scena in cui il ritorno del represso alla base della nausea si esplicita con maggiore forza. Oggetti e uomini perdono identità e funzioni che la morale borghese e umanista attribuisce loro per rivelare la loro natura nuda, caotica e difforme. La rivelazione della contingenza è il culmine di un percorso su cui l'identificazione emotiva del lettore è chiamata a mobilitarsi. Ma questo percorso può essere presentato come esemplare proprio nella misura in cui ha resistito alla tentazione di rientrare nella norma, tentazione alla quale il testo non manca mai di dare voce. Per essere presentato come serio, allora, l'azzeramento del soggetto deve poggiarsi su una
sua volta azzerato modalità rappresentative improponibili e convenzionali, suscettibile di mistificare il percorso di Rocanton, dove la polemica è anche riconoscimento di un confronto ineliminabile e costitutivo. Anche il finale dell'opera, spesso liquidato come semplice parodia antiprustiana, è del tutto coerente con il rapporto che Lanosé istituisce tra il ritorno del represso cognitivo e codici formali. L'opera d'arte che Rocanton immagina scrivere rappresenta infatti una forma estetica irriducibile tanto al feticcio della continuità temporale quanto a quello dell'illusione mimetica, e come tale sarà capace, almeno per ipotesi, di riscattare la contingenza attraverso una ritrovata coincidenza tra il linguaggio e le cose. Grazie. Ringrazio Jacopo Leoni per questa messa a punto straordinaria che estende la categoria del sapere controvedere usata, applicata a Proust da Francesco Orlando, a Céline e a Sartre, con degli esiti innovativi estremamente interessanti e che aiutano a capire quanto dall'eredità di Francesco Orlando si possa partire per discorsi assolutamente nuovi e che arricchiscono la nostra prospettiva. Immagino ci saranno ora delle domande ai tre relatori di questo pomeriggio. Chi è che Francesco Fiorentino, Stefano Brugnolo. Ecco, allora, Francesco Fiorentino, vuoi formulare la tua domanda? Sì, volevo fare una domanda a Federico per la ricostruzione che ha fatto, diciamo, di come Francesco ha storicizzato dei passaggi essenziali della storia culturale, oltre che letteraria europea. Io volevo dirti, non trovi, Federico, che nella costellazione di libri di riferimento, uno che mi pare che tu non abbia citato, ma credo che c'era, in Francesco, perché era un libro che lui ammirava molto, era La dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, perché quel libro è un altro dei libri con cui di fatto Francesco si confrontava. Perché diciamo, rispetto alla logica della dialettica dell'illuminismo, per cui una stagione nuova, diciamo, buttava nell'arcaico e nella non scienza, diciamo, la stagione precedente, mi pare, diciamo, che l'idea di barocco invece era abbastanza contraddittoria, perché lui mostrava come il barocco coincideva con una stagione di innovazione, diciamo, scientifica. La cosa a cui lui teneva moltissimo, che era la stessa data di nascita di Galileo Galilei e di Shakespeare, questa cosa su cui lui insiste molto. Ecco, cioè, il barocco allora diventava una sorta di resistenza, diciamo, che del pensiero analogico, diciamo, nel momento in cui si sviluppava il pensiero scientifico moderno. Quindi, ecco, l'idea che si passava da una rivoluzione a una rivoluzione, che c'era nel libro di Horkheimer e Adorno, mi pare che venisse un po', come dire, riformulata da Francesco, mostrando come non è che una rivoluzione succedeva, una stagione, come dire, era capace di buttare verso, come dire, la non scienza quella precedente, ma che nella stessa stagione c'erano le resistenze
diciamo, a quello che si stava facendo. Cioè, la dialettica metteva, non era una dialettica dell'illuminismo soltanto, era una dialettica interna a ogni stagione in cui aveva delle resistenze. Non so se, non era soltanto progressiva, ecco, l'idea progressiva in questo caso mi pare che veniva messa in discussione dalla prospettiva di Francesco Orlando, diciamo, in questo caso. Ecco, io fare un giro di raccolta delle domande cui poi in seguito risponderanno i relatori. Farei un giro di raccolta delle domande, passando ora la parola a Stefano Brugnolo. Sì, grazie. Appunto, anch'io forse mi ricollego a quanto detto da Franco, nel senso che questo, gli studi di Francesco sul barocco dimostrano appunto anche che la nozione di formazione di compromesso è produttiva anche quando si fa storia della letteratura o anche forse storia della cultura, perché appunto al di là poi della questione del nome barocco o altro, ci mostra come sia barocco sia un movimento ambivalente, e dove appunto coesistono liquidazione, diciamo così, modernismo, ma anche appunto ritorno del superato. E mentre appunto quegli altri due che lui aveva in mente, e cioè essenzialmente Adorno e Foucault, mi pare che appunto invece puntassero di più a mostrare che c'erano delle rotture, degli avanzamenti, dei superamenti, e non considerassero abbastanza invece quanto ad un superamento poteva corrispondere, anzi potevano esserci appunto delle compresenze di ritorni del superato. Questo mi sembra appunto un'acquisizione importante, così come mi sembra importante diciamo l'idea che c'era appunto in Francesco Orlando della il concetto di ritorno del superato. Ecco, mi sembra che lui forse comincia a mettere a punto proprio a proposito del barocco, forse perché prima non aveva tanto senso parlare di ritorno del superato, certamente la dialettica dell'illuminismo è cominciata ben prima, però insomma il senso di un ritorno del superato si fa appunto molto più vivace forse tra 6 e 700, e mi pare che questa cosa sia molto, molto presente in tutti gli studi di Francesco, anche relativi a opere successive, per esempio nel Soprannaturale. È molto evidente che lui punta a dire, come già altri prima di lui, che proprio la fioritura del Soprannaturale avviene proprio dopo che si è affermata finalmente una mentalità appunto di tipo razionalistico. Ecco, questo mi sembra che appunto non riguardi solo l'analisi dei singoli testi, ma addirittura dei momenti culturali, storico-culturali. E invece volevo chiedere a Pigozzo qualche cosa. Appunto, mi è molto piaciuta la sua relazione, e volevo prendere spunto e chiedere a lui se è d'accordo con me, e dire appunto che spesso si pensa che l'idea di Francesco fosse, diciamo così, ontologica o essenzialista, l'idea di letteratura. A me pare che anche tu hai mostrato che in realtà forse, diciamo, la letteratura è qualcosa che un po' c'è, un po' non c'è, in uno stesso testo può addensarsi, può scomparire quasi del tutto, cioè un'idea appunto non
non essenzialista. E, devo dire che mi pare che in Francesco poi c'era anche l'idea che nei testi cosiddetti letterari, nel senso forte della parola, ci potessero essere anche momenti invece poco, pochissimo figurali. Ecco, a me piace invece questa idea quantitativa, non qualitativa, di letteratura, che la letteratura è anche un po' un gioco di presenza-assenza. Ecco, ti volevo invece chiedere se per caso non si può dire, e se tu non hai considerato appunto come decisiva invece, poi decisive le ultime messe a punto concettuali appunto sulla figuralità dell'invenzione, dell'invenzio, perché è evidente che al di là del fatto che ci può essere un tasso più o meno alto di figuralità a livello di elocuzione, è evidente che ci sono appunto delle scritture anche di tipo biografico, autobiografico, cronachistico o d'altro tipo ancora, in cui magari invece c'è una fortissima figuralità appunto a livello inventivo, perché per Francesco appunto la figuralità a livello inventivo corrispondeva proprio a un modo, a una versione, visione di mondo, che evidentemente in alcune scritture, penso per esempio a quella di Saint-Simon, a me pare che appunto il tipo di nessi che stabilisce Saint-Simon siano nessi assolutamente idiosincratici, soggettivi, che siano poi analizzabili, descrivibili, soprattutto se si scende dal livello della figuralità, diciamo così, elocutiva, dove naturalmente c'è molta figuralità, a questa figuralità che invece sarebbe quella dell'invenzione. Ecco, Francesco parlava appunto di, con Proust, di occhiali. Ci sono certe scritture che ci rendono possibile indossare degli occhiali che ci fanno vedere il mondo in modo molto, molto originale e anche molto pregnante. E io credo che forse nel considerare se un testo, come dire, appartenente ai generi cosiddetti deboli, è letterario, forse bisognerà anche considerare appunto quest'altra chiave di accesso appunto alla letterarietà. Grazie. Ecco, c'è una richiesta di intervento di Romano Luperini, cui do la parola. Romano Luperini. È una domanda. Scusate, ma è un argomento che ho visto ripreso anche dagli ultimi interventi. La domanda è questa. Se ho ben capito, ma su questo punto vorrei appunto un chiarimento, il barocco si porrebbe come antitesi, cioè la logica simmetrica rappresentata dal barocco, si porrebbe in antitesi alla razionalizzazione del mondo della nuova scienza. Qui che mi interesserebbe un chiarimento su questo, io non ho nulla da obiettare, però vorrei sapere come si spiega allora, per esempio, il pensiero di Marino, perché Marino esplicitamente difende Galileo Galilei e addirittura nel famosissimo episodio del canto dell'usignolo nel settimo, mi pare, dell'Adone, mostra come l'artificio umano sconfigge la natura, cioè l'uomo è più abile, il musico è più abile dell'usignolo. L'usignolo da un lato è presentato in modo molto artificiale, siamo già in presenza di una artificializzazione della natura provocata dal mondo della tecnica, e questo mi sembra molto interessante. E dall'altro c'è l'uomo che
utilizzando strumenti musicali, e la musica è la più simmetrica delle arti, grazie agli strumenti musicali di cui dispone, che Marino descrive, riesce a essere più efficiente nell'usignolo che alla fine scoppia, nello sforzo vano di opporsi al musica. Ora qui, più che un'opposizione rispetto al mondo della natura, c'è l'affermazione come certi strumenti mutuati dal mondo della natura e razionalmente sviluppati nella tecnica hanno il successo rispetto alla natura semplice, diciamo così, messa in mostra dall'usignolo. Insomma, vorrei capire meglio qual è il rapporto tra nuove scienze e il barocco. Cioè, se il barocco è artificio e quindi sembrerebbe proprio il trionfo del pensiero simmetrico, e dall'altro lato è anche vero che poi nella realtà storica fra barocco e nuova scienza non si vive affatto in conflitto, almeno nell'Italia di allora. Ecco, quindi vorrei una spiegazione di questo punto, che mi è un po' sfuggito, forse era anche stato, ma non l'ho potuto seguire bene, e allora vorrei capirlo meglio. Grazie. Allora leggiamo un secondo la domanda di Luca Cristiano, che chiede a Jacopo Leoni se riterrebbe opportuno estendere al Beckett romanziere il tipo di analisi condotta su Proust, Céline e Sartre. Intendo, come si potrebbe applicare il metodo orlandiano a quel tipo di limite del linguaggio poetico, Molloy, l'innominabile, eccetera, a meno che ciò non sia già avvenuto. Ecco, se ci sono ancora altre domande, se non ci sono altre domande, io passerei la parola a te, Gianni Iotti, prego. Sì, sì, grazie Mariolina. No, io volevo pure fare un'osservazione in margine alla bella relazione di Federico Corradi, per dire che concordo su questa centralità del barocco nel pensiero di Francesco, e questo da molti punti di vista, perché nel barocco appunto si manifestano tutta una serie di complementarità che credo che siano molto tipiche del pensiero di Francesco. Allora, prima di tutto osserverei, come già stato detto, mi pare, negli interventi precedenti, che una cosa particolarmente geniale mi sembra questa estensione, diciamo, della critica, diciamo, del carattere monolitico dell'identità da una teoria dell'io ai fenomeni storici e ai fenomeni culturali. Da questo punto di vista, certo, Francesco mi pare che riprenda appunto una critica dell'identità di cui si possono trovare delle tracce, dei precedenti in pensatori come Lacan o come Girard, però appunto poi va molto al di là del recinto, diciamo, di una teoria dell'io, allargandola appunto ai fenomeni culturali, e questo non da un punto di vista come dire, che ha molti aspetti. Ecco, prima Mariolina nel suo intervento introduttivo citava quel grande piccolo libro che è L'altro che in noi, in cui anche lì appunto, diciamo, declinato nel rapporto fra identità nazionali, si tratta proprio, diciamo, di criticare le identità, ma criticarle da un punto di vista, come dire, complementare, cioè sia appunto, diciamo, per dire come appunto il carattere, diciamo, di opposizione sia falso, sia, diciamo, determinato da motivazioni ideologiche,
ritrovare appunto, diciamo, tutta una serie di relazioni di osmosi e di opposizione che appunto lo caratterizzano. Ecco, per quanto riguarda poi in particolare il barocco, ecco, su cui volevo ritornare, mi sembra particolarmente emblematico, dicevo, del pensiero di Francesco nella sua proprio, diciamo, caratterizzazione di categoria complementare, ecco, perché come è stato detto giustamente anche adesso da Romano Luperini, lui lo diceva in maniera problematica, ma appunto, diciamo, da una parte il barocco si caratterizza come represso di un movimento formidabile di razionalizzazione del mondo, come dire, in chiave sincronica, che è coetanea, diciamo. E d'altra parte però poi il barocco diventa a sua volta repressione nel per quanto riguarda il pensiero, diciamo, che è l'estetica che si afferma nel classicismo e oltre, penso dei pensatori come Saint-Evremond o come Fontenelle, che arrivano appunto a criticare l'essenza stessa della poesia, della poeticità, in nome appunto di una rivendicazione razionalistica. Quindi, diciamo, il barocco in questo senso è una categoria estremamente, come dire, metamorfica e ricca di complementarità, in cui però, diciamo, si ritrova questa necessità del pensiero di Francesco di fondarsi sempre su una, come dire, su un carattere tensivo, diciamo, dei fenomeni e su delle relazioni di tipo binario. Ecco, questo credo che sia, diciamo, una costante. Ecco, e forse la cosa che volevo dire, ma la espongo in chiave estremamente problematica, forse verrà fuori, c'è una relazione anche di Valentina Sturli sulle figure dell'invenzio. Ecco, mi chiedo se questa carattere fondante, diciamo, di binarietà, ecco, se poi nell'ultimo studio che Francesco perseguiva e che è rimasto purtroppo allo stadio così incompleto sulle figure dell'invenzione, ecco, forse questo, diciamo, carattere binario, positivo, tensivo, ecco, forse mi permetto di dire che sarebbe stato, ecco, riformulato in chiave sicuramente molto diversa da quello che appunto, perché c'è sicuramente un percorso, lo si diceva anche stamattina, del pensiero di Francesco da un'opposizione di tipo agonistico, diciamo così, tra repressione e represso, a una riformulazione in chiave logica, e di cui appunto questa ultima ricerca sulle figure dell'invenzione avrebbe potuto essere una sorta di compimento. Ho finito, grazie. Quindi, ecco, non è neanche una domanda. Ha chiesto la parola Elia Cavallini. Elia Cavallini. Sì. Buonasera. Formulare la sua domanda. Avevo una domanda per il professor Pigozzo, che è stata parzialmente anticipata dal professor Brugnolo, ma non del tutto, quindi la pongo. Proprio mi era parso interessante questa riflessione sull'importanza della letterarietà chiusa e aperta e della figuralità nell'opera di Orlando, come Orlando l'abbia sviluppata. E appunto c'era stata una discussione al riguardo anche stamattina, sempre tra il professor Pignolo e il professor Donnarumma, legata appunto a come alla fine Orlando, in modo abbastanza originale, riteneva la letterarietà come possibile in tante forme e in tante misure all'interno di un'opera letteraria e in tanti gradi all'interno di opere anche non letterarie, non tradizionalmente letterarie, come anche lei ha riportato nella sua presentazione di questo pomeriggio. E mi dicevo che mi aveva parzialmente anticipato il professor Brugnolo, perché mi pareva interessante riflettere sul fatto che alla fine Orlando, proprio nell'ultima parte della sua produzione, qui vado in parallelo a quello che aveva appena detto il professor Iotti, proprio col lavoro delle figure dell'invenzione ha forse aiutato a risolvere quello che era il problema della figuralità, che è stato riportato anche oggi, stamattina, dal professor Donnarumma, ovvero una pericolosità, una problematicità del
del concetto da usare come misuratore, diciamo, di letterarietà. In quanto le figure dell'invenzione, a differenza forse delle figure retoriche o di quelle più tradizionali, sono qualcosa di un po' più complesso, se vogliamo, da usare all'interno di una contesti non letterari, e che quindi forse sono, almeno questa era la mia impressione e appunto volevo sapere cosa ne pensava lei, elementi che maggiormente portano a questa potenziale differenziazione tra momenti deboli e forti, di letterarietà debole o forte all'interno di un testo letterario, senza comunque, appunto per quanto è già stato detto, cancellare questa, diciamo, visione abbastanza larga della letterarietà propria dell'opera di Francesco Orlando. Questo è il mio pensiero. Grazie. Non ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io passerei la parola a Federico Corradi per le sue riflessioni e le sue risposte nel dibattito. Sì, sarò insomma abbastanza breve. Direi, ecco, che la mia ipotesi era un po' che Francesco Orlando abbia testato inizialmente sul barocco una certa idea dei fenomeni storico-culturali come, diciamo, coesistenza di spinte e controspinte, diciamo, di spinte contrastanti. E quindi, appunto, questo comporta sicuramente il superamento di una visione come quella di Foucault, ma anche come quella di Adorno e Durkheimer, in cui, diciamo, c'è un superamento completo, no, di una fase precedente. Invece, appunto, il barocco è proprio un esempio tipico di come Orlando interpreta un fenomeno storico-culturale, un periodo, insomma, della storia culturale europea, proprio come coesistenza a vari livelli e con manifestazioni diverse di spinte in avanti e di spinte all'indietro, diciamo. Quindi è un po' questa l'idea. Per quanto riguarda l'osservazione, ecco, l'osservazione che faceva Romano Luperini, sicuramente è vero, insomma, il caso di Marino, Orlando Marino, insomma, non lo prende tantissimo in considerazione, diciamo, c'è un'analisi di un testo specifico negli Oggetti desueti, non è proprio uno degli autori proprio del suo canone personale, però, diciamo, ci sono a più riprese comunque delle analisi testi di Marino. E Marino però in effetti è l'esempio, appunto, della compresenza di, appunto, di modernismo, di esaltazione della tecnica, del progresso in vari passi, appunto, dell'adone, dell'artificio, eccetera, ma anche proprio per questa, come dire, orgia di figuralità, no, che rincara, no, su modelli precedenti, anche secondo Orlando, questo modernismo ha come altra faccia una nostalgia regressiva per una visione analogica della realtà, quella descritta da Foucault, no, capitolo iniziale di Les Mots et les Choses, che appunto era in corso di superamento. Quindi Marino rappresenterebbe bene proprio questa compresenza di barocco come giano bifronte, diciamo, no? Quindi modernismo, spinta in avanti, ma anche per altri versi, appunto, indulgenza regressiva alla metafora che di lì a poco sarà bandita, sancita e, come dire, superata da un codice letterario diverso, insomma, perlomeno, no, in Francia poi la metafora barocca verrà progressivamente espunta, insomma, dal campo letterario. Questa è, insomma, l'idea che mi sono fatto dell'interpretazione di Orlando. E, diciamo, il barocco, come dire, no? Da una parte c'è, appunto, no, questa... Cito un passo che non ho avuto modo di citare prima, sempre dagli Oggetti desueti,
in cui Orlando dice l'orgia formale di figuralità metaforica e lo sfoggio tematico di apparenze irreali non sono meno modernistica fuga in avanti che regressione antilogica a sfondo religioso. Quindi qui lui sintetizza un pochino la sua visione del barocco. E quello che volevo dire anche è che, diciamo, il barocco lavora ancora soprattutto, almeno nei testi selezionati da Orlando, sulle microfigure, cioè appunto c'è una predilezione per una retorica a base di metasememi, quindi microfigure, figure diciamo tutto sommato tradizionali, mentre c'è ancora poco, diciamo, quella inventività più sul piano tematico, che poi Orlando definirà figure dell'invenzione. Mi sembra che il concetto di figure dell'invenzione, tutto sommato, si applica meglio a testi posteriori al barocco, perché il barocco rimane ancora legato, insomma, a tutta un arsenale di topoi, no? di motivi molto antichi, no? Che vengono ripresi con questa aggiunta del rincaro. E quindi, insomma, su questo, ecco, io chiuderei, insomma, non so se ho dato spiegazioni sufficientemente esaurienti. Senz'altro hai dato spiegazioni esaurienti, passerei la parola a Francesco Pigozzo. Eccomi. Dunque, tanto ringrazio per le domande e per le osservazioni. Rispetto alla prima osservazione di Stefano Brugnolo sulla riprendeva una parola che io stesso ho usato effettivamente nel mio intervento, cioè ontologia, però rivendicando invece contro quella parola, correttamente, sono pienamente d'accordo, un vantaggio nell'avere una visione non essenzialista, dunque quantitativa, è poi ciò che tenta di fare appunto Orlando nella definizione della letterarietà. Concordo pienamente, soltanto ho il dubbio, ma qui credo che ci sia semplicemente da parte mia una carenza di cultura matematica, cioè c'è un problema proprio di divisione intellettuale del lavoro da superare, e vorrei anche sottolineare che Orlando con la sua proposta teorica cercava di approfondire il più possibile la sua specializzazione, offrendola il più possibile al contempo a un dialogo interdisciplinare. Qualcuno lo ricordava questa mattina, no? Di questa straordinaria doppia capacità che è al cuore del suo impegno etico e culturale, sicuramente politico, e che ci permette appunto poi di discutere di periodizzazioni storico-culturali, di fenomeni sociali, eccetera. Ecco, da questo punto di vista c'è anche un altro nesso con un'altra disciplina, che è la matematica, di cui penso che non bisognerebbe avere paura di dirlo. Il tasso di figuralità è una metafora quantitativa, evidentemente, ma che sicuramente non va intesa in termini di numeri naturali. Questo l'Orlando stesso lo diceva, cioè non si tratta di numerare le figure. È un po' ridicolizzare altrimenti l'idea quantitativa di Orlando. E penso che stamattina ci siamo andati un po' troppo vicini, nel senso che invece trovo che sia estremamente seria l'idea quantitativa, per un fatto che riconnette l'idea quantitativa, peraltro, proprio al discorso contro le essenze identitarie in ogni dove. Perché il passaggio da qualità a quantità, per Francesco, lo vedeva con grande lucidità, è esattamente sempre un passaggio illuminista, di dialettica dell'illuminismo, razionalizzatore, che permette di superare appunto le chiusure identitarie, le chiusure disciplinari, le chiusure di identità collettiva e nazionali, le chiusure di identità individuale, e anche all'interno delle chiusure disciplinari, le chiusure rispetto alla definizione degli oggetti di studio. E da questo punto di vista credo ci sia, qualcosa che ci sfugge, probabilmente perché nessuno di noi si occupa di matematica. Io, se dovessi fare un'ipotesi, una doppia ipotesi di studio, proprio di pista di riflessione, da questo punto di vista più teorico della riflessione di Francesco, andrei ad esplorare il pensiero di Alain Badiou, da un lato, grande filosofo vivente, al cuore della cui filosofia oggi vi è proprio l'idea che
il modo più corretto intellettualmente di fondare l'ontologia sia pensarla come matematica, come una sorta di, cioè la matematica ha l'unico statuto ontologico da un punto di vista filosofico, ma qui andiamo in filosofia e Francesco non l'avrebbe apprezzato, quindi faccio subito un passo indietro e non approfondisco oltre. E se dovessi pensare alla matematica di per sé, penserei alla teoria delle reti complesse, quella che viene chiamata teoria delle reti complesse, che fa parte della teoria dei sistemi complessi in matematica oggi e che si fonda sull'idea di reti e di quantità di relazioni all'interno di determinate reti, cioè a determinati sistemi. Beh, questa mi sembra forse potenzialmente quella branca della matematica che bisognerebbe conoscere un pochino meglio per domandarsi se quelle reti al contempo, i parallelismi, contatti, punti di contatto più o meno forti, più o meno insistite intorno a certi snodi del testo che Orlando ricostruiva costantemente, non siano in fondo schematizzabili secondo quest'altro metodo. Ovviamente per noi che studiamo letteratura è anche spaventoso, inquietante, anche perché probabilmente se si scovasse un modo effettivamente matematico di trasformare la metafora della quantità in pratica capacità di quantitativizzare, beh, questo avrebbe anche delle ricadute tecnologiche che mi risparmierei volentieri io stesso. Quindi, come dire, il problema è che esiste l'eterogenesi dei fini e nell'amore di verità, e che sicuramente era supremo in Francesco, al contempo riuscire a portare oltre quella riflessione è anche, a prescindere da ciò che può generare, è anche molto affascinante. E quindi lascio solo questi elementi di spunto di riflessione. Però sull'intendere l'ontologia in senso invece essenzialista tradizionale sono perfettamente d'accordo. La scommessa metodologica e teorica di Francesco era superare questo ed è una scommessa importante anche eticamente. Sulla figuralità dell'invenzio faccio solo un piccolo esempio. Mi sembra che i due interventi in realtà in questo caso di Stefano Brugnolo e di Elia, non ricordo il suo cognome, mi scuso, mi è sfuggito, non riesco a recuperarlo all'istante, forse non fossero non mi sono sembrati in realtà esattamente coerenti, cioè se ho capito bene la domanda e la riflessione di Stefano Brugnolo, la figuralità dell'invenzio è un modo di superare il problema a letteratura forte di regole, mentre nell'altro caso mi sembrava all'opposto, come usata come una sorta di carattere distintivo della letteratura forte, proprio per la complessità maggiore che la figuralità dell'invenzio può comportare. Sono più d'accordo con Stefano Brugnolo, però, da questo punto di vista. Tanto d'accordo che faccio appunto un piccolo esempio con cui concludo. Lavorando su Saint-Simon, ero arrivato ad essere piuttosto convinto, devo dire, e aver provato a convincere anche lo stesso Orlando, che in parte se n'era lasciato convincere, in parte forse no, era rimasto scettico, che per esempio il Duca memorialista riesca a costruire inventivamente non solo il proprio personaggio passato di cui si ricorda, ma anche proprio un vero e proprio personaggio scrivente con una consistenza immaginaria notevole, degna di letteratura forte, attraverso il comportamento stilistico di questo personaggio, che notoriamente poi è stato ridondato anche in critica e ridicolizzazione del Duca, no? Che perde le staffe, che scrive alla diavola, come diceva Chateaubriand. Questo scrivere alla diavola in realtà è proprio una figura all'interno di quel testo, e chiamarla fino in fondo figura però faceva fatica a Orlando, certo, perché secondo me interviene con le scritture deboli, ritorna paradossalmente il problema dell'intenzione, così difficile da scattare nelle scritture deboli, che forse si potrebbe ridurre a sua volta a un problema di oggettività testuale, appunto di quantità, cioè di quantità di relazioni che puntano verso certi sensi, oppure invece sono così, insomma, contingenti e poco rappresentate nel testo da non consentire di puntarci sopra. Ecco, però in Saint-Simon è talmente insistito il comportamento stilistico che si trasforma in figurazione del personaggio scrivente, figurazione peraltro è intrisa del ritorno del represso più centrale nei memoir, cioè esattamente quello che io ho chiamato l'incongruità, il non autocontrollo, il ritorno di qualcosa che non è controllato e che riemerge scioccando
le norme, i canoni, appunto, è talmente forte questo nesso che a me continua a sembrare possibile parlare di questo tipo di figura che sicuramente si pone sul piano inventivo, anche se gioca con lo stile e l'uso delle parole. Nello stesso tempo non è affatto intenzionale, non fa parte dell'intenzione d'autore, ma questo non avrebbe in fondo scioccato Francesco poi. Però, dicevo prima, non l'avrebbe scioccato, e prima un po' mi sono contraddetto, ho detto invece che l'intenzione c'entrava qualcosa, perché si fa fatica di fronte a una scrittura debole in cui effettivamente tutto il testo ti richiama alla fattualità, si fa fatica a individuare figure inventive soprattutto, dove sicuramente non c'era nessuna intenzionalità artistica. E qui secondo me siamo proprio alla frontiera epistemologica, la frontiera che Matte Blanco discute perché viene rimproverata da Popper a Freud, cioè quella appunto del senso potenzialmente infinito, infallibile, che a quel punto annulla l'operazione dell'interpretazione di per sé. Quindi è un problema assolutamente aperto e niente, ringrazio Stefano Brugnolo per avermi dato lo spunto per rifletterci ancora un po' oltre. Benissimo, e allora darei la parola a Jacopo Leoni. Sì, grazie. Io rispondo alla domanda che mi è stata posta, diciamo, per scritto da Luca Cristiano, che ringrazio. Allora, Luca, la domanda è opportuna, pertinente. Premetto che io, come dire, ho conoscenze molto da dilettante per quanto riguarda Beckett. È opportuna, come dire, tanto più perché tocca un problema che mi sono posto, cioè, voglio dire, fin dove e fino a quali autori si può estendere questo problema della frattura tra vedere e sapere, del concetto di ritorno del represso cognitivo. Allora, io ho un po' eluso questo problema toccando, come dire, tre sommi, tre giganti, Céline e Sartre, però è giusto anche porsi il problema della, come dire, dell'estensione di questo concetto. Allora, se, quindi ti dico delle cose, come dire, così su, veramente in maniera molto impressionistica, se si ragiona in chiave di canone, di paradigma, come io ho cercato di fare, allora è vero che Beckett va, come dire, perlomeno preso in considerazione, anche semplicemente per coincidenze di date, sempre per mantenere costante questo richiamo alle date. Beckett è del 6, se non sbaglio, quindi è più o meno coetaneo di Sartre. Murphy è del 38, quindi appunto sono gli anni della Nausée, e Beckett si forma in quell'ambiente. Qualche dubbio ce l'avrei di più sulla trilogia, siamo già lì, come dire, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi secondo me qualcosa lì a livello di come dire, di canone, di paradigma cambia, però ecco, sono così impressioni. E comunque credo di sì, cioè per venire al senso della tua domanda, credo di sì, credo si possa fare anche per Beckett un discorso di referenti, codici e di formazione di compromesso. Allora, in Beckett è evidente che c'è una volontà, come dire, forte di minare la forma conoscitiva legata a modelli, così, a modelli romanzeschi precedenti, e che si attua tramite quel tale dispiegamento della figuralità. E però, come dire, è innegabile che questa operazione abbia una funzione conoscitiva, abbia una visée conoscitiva, anche se in funzione distruttiva, potremmo dire. Però, ecco, io sono d'accordo con Guido Paduano, di cui mi è capitato di riprendere in mano il testo Il Mondo, ecco, anche quando si constata un'assenza di senso, è comunque sempre un discorso sul mondo, è comunque sempre una ricerca di senso, quindi mi sembra che siamo in quella traiettoria. Grazie, ti ringrazio molto, è stata una gran bella risposta. Allora, se non ci sono altri interventi, ringrazio gli organizzatori. Prego, Luciano Pellegrini. Ah sì, scusate, un attimo che apro. Ah, quindi stavi chiudendo il dibattito. Comunque ormai ho... Sono di sì, ma sono ben contento. No, ma solo è una domanda così, un po' marginale, per Federico Corradi, perché insomma sono d'accordo con Gianni Iotti e già con Marina Bertini che quello che hai detto sul barocco è illuminante per il ruolo che ha avuto proprio nel pensiero di Francesco, penso. E la lunga cronologia che tu hai citato, dagli anni 60 fino agli anni 90, lo dimostra anche. Volevo dirti,
mi veniva a pensare quando hai detto che la fortuna, cioè l'interesse di Francesco il Barocco, ancora una volta è un po' sfasato rispetto alle correnti letterarie, in Francia almeno. Mi è venuto a pensare al legame suo con Croce, perché mi sembra che il fatto che lui apprezzasse il Barocco era contro il gusto di Croce, il fatto che recuperasse anche categorie storico-letterarie così ampie era contro Croce, e mi sembra che anche Massimo Fusillo, non mi ricordo in quale scritto, ha sottolineato il legame con Croce, che è molto forte in Francesco e che secondo me non si valorizza, ma è troppo perché Francesco diceva, prendeva le distanze da Croce, ma mi sembra che, insomma, che il riferimento di Croce sia sempre presente nella sua opera, nel suo pensiero, e attraverso il Barocco questo mi pare evidente. Sì, assolutamente. Insomma, lui non lo cita, non mi pare di ricordare che lo citi mai a proposito del Barocco, però quindi tu dici, come dire, il rapporto di Francesco con Croce non sarebbe soltanto, come dire, in chiave di superamento, ma ci sarebbe anche in qualche modo una persistente presenza del Croce, no, che ha studiato il Barocco. Questo sì, insomma, è probabile. Diciamo, Rousset sicuramente è arrivato dopo, insomma, il Barocco ovviamente, la discussione sul Barocco in Italia è molto precedente, insomma, e Croce ha avuto un ruolo fondamentale, per cui... Sì, non mi sembra che l'abbia davvero liquidato all'inizio, mi sembra che lo accompagni sempre, questo è un po'... il tuo intervento mi ha fatto pensare anche a questo. Sì, anche se chiaramente, come tu dicevi, come dire, proprio la valorizzazione, no, di queste grandi categorie storico-letterarie in realtà è molto, no, anticrociana, come sappiamo, per cui, diciamo, probabilmente prevale questo aspetto di presa di distanza. Però è probabile, insomma, lui si era formato in effetti in università, diciamo, ancora segnata fortemente da Croce, per cui... Perché a livello biografico, no, ricordo... Non ci avevo pensato, veramente. No, dicevo soltanto che a livello biografico ricordo un racconto di Francesco che diceva che quando arrivò a Pisa... No, quando si convertì agli studi letterari, fu soprattutto Carmelo Samonà che lo spinse a questo, e il primo consiglio che Carmelo Samonà ha dato a Francesco, dal racconto di Francesco, era: leggi tutto Croce, e Francesco lesse tutto Croce. Quindi, non so a livello biografico, ma mi sembra che a livello del pensiero questo resti. C'è anche l'episodio della morte di Croce nel romanzo di Francesco, sì, certo. È una data importante. Sì. E la parola a Raffaele Guida, che vuole fare una domanda. Sì, più che altro, buonasera a tutti innanzitutto. Più che una domanda, ecco, cito a braccio sulla questione del Barocco, sul diverso Barocco tra Croce e Orlando. Se non sbaglio, Croce non liquidava sostanzialmente il Barocco, quale espressione, ma la manifestazione del Barocco specificatamente in Italia, in cui segnò in un certo senso l'inizio di un vero e proprio atteggiamento borghese, ovvero sia una grande manifestazione di grandi virtù morali e anche di grandi manifestazioni pubbliche di arte, che poi nascondevano sostanzialmente una vita totalmente all'opposto, ovvero sia grandi affari che si consumavano tra Stato e privato, e l'inizio di una decadenza italiana che appunto si appoggiava su questa grande magnificenza, e più che altro affrontava questa questione dal punto di vista sociale che artistico tout court, tutto qua, ma se cito a braccio, ripeto. Poi se qualcuno vuole correggermi, sono ben lieto di ascoltare. Mariolina, sì? Volevo dire solo una cosa rispetto a questa ossessione, che non è solo francese, direi che viene da Foucault poi principalmente, di concepire che non si possano designare dei fenomeni se non con i nomi che avevano all'epoca, se non esisteva il nome. Allora
appunto, barocco non esisteva, non esisteva pornografia per D'Arton, e quindi non si può parlare di pornografia per i racconti pornografici del fine Settecento, non si può parlare di omosessualità perché non esisteva l'omosessualità. Ecco, mi ricordo che con Francesco d'estate stavamo leggendo, anzi lui leggeva perché era in tedesco e mi leggeva, una recensione di Musil a Spengler, nella quale, diciamo, Musil diceva che anche se non la chiamavano ruota, la ruota esisteva. E poi ho trovato questa bellissima conferma in Alberto Savinio, il quale dice: la disfunzionalità della ghiandola tiroidale esisteva anche prima che il mister Basadov la riconoscesse con il proprio nome. Ecco, vorrei dire che questo... per dire che appunto non è che tutti dobbiamo convertirci a questo fucoldismo dei nomi propri, ecco, vabbè. Giusto. Ci sono altri interventi? Ci sono altre domande? Allora... Se posso aggiungere una piccola chiosa sul discorso croce che faceva Luciano Pellegrini prima. Piccolo aneddoto, anche in questo caso di tipo biografico, che forse lui ha anche il modo di ricordare. Leggemmo una volta insieme con Francesco e proprio con Luciano un testo che avevo proposto di leggere io, di Altiero Spinelli, testo politico quindi, noto politico, considerato uno dei padri fondatori dell'Europa. E ho il ricordo molto vivido del fatto che a Francesco non era piaciuto quel testo, non capiva che cosa ci fosse, cosa io ci potessi trovare di straordinario, evidentemente. E il motivo profondo probabilmente fu l'esclamazione a un certo punto in cui interruppe la lettura dicendo: ma questo è uno stile crociano, ma scrive in modo crociano. E questo gliel'aveva reso molto antipatico, effettivamente. Quindi confermo indirettamente sul piano biografico l'ipotesi di Luciano. Forse più che prustiano, il libro Infanzia, Amore e Storia è un po' cruciano. Forse sì. Nello stile, dico. Già. Infatti lo autocriticavo. Era piaciuto, a me ricordo che... Io ricordo che gli era piaciuto, insomma. Luciano, allora... Non ci sono altri interventi, altre domande? Se non ci sono altri interventi, altre domande, ringrazio gli organizzatori, ringrazio le persone, i tre relatori di questo pomeriggio e penso che l'appuntamento è a domani mattina alle 9. Grazie. Ciao Mariolina, buonasera a tutti, arrivederci, grazie, a domani. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.